Grazie Eccellenza. Permettetemi un intervento innanzitutto all'inizio, come hanno fatto la stragrande maggioranza giustamente dei colleghi, per manifestare vicinanza alle popolazioni alluvionate qui vicino. E mi si permetta anche una battuta che non è tale, è stato citato molte volte in questo caso anche l'intervento di Boeri, che io ritengo pari all'irresponsabilità dei complottisti, per intenderci, coloro che utilizzando una disgrazia civile e civica davano colpe a aerei che sorvolavano la zona poco prima che sarebbe stata poi alluvionata, dicendo che c'erano quelli che spargevano le scie chimiche, peccato che era l'aereo a supporto del Giro d'Italia, oppure quelli che dicono che è stata fatta, è stata volutamente fatta sbordare, fatta tracimare la diga di Ridracoli perché bisognava alluvionare. E queste cose le dico perché ritengo il tenore assolutamente inappropriato di Boeri, strumentalizzato politicamente da qualcuno, molto vicino anche a quelle idee complottiste che sono qui anche presenti, molto vicino in aula, alla mia sinistra, molto alla mia sinistra, visto che qualcuno qua ci fa anche, no, i convegni con i complottisti. Apro e chiudo la parentesi. Si è sentita molto la parola responsabilità in questo consiglio. E si deve dare una narrazione a quello che sta accadendo, una narrazione che poi abbiamo, fortunatamente viviamo in una società democratica, per cui io sono un nudo e puro, secondo qualcuno, abbastanza un'idealizzazione della mia figura, nuda, fa anche abbastanza ribrezzo e schifo, insomma, però questo è il tenore anche dei giornalisti, pseudo giornalisti, che ritengono di dover fare, perché sono delle menti accese, hanno agganci, riescono a fare delle cose all'interno dei contesti politici, in particolare di rete, dicendo che ci sono delle correnti e quant'altro. Una persona che conosciamo tutti, evidentemente è un filo conduttore che ha da tempo immemore, evidentemente non posso fare altro che offrire delle arance anche a lui in segno di pace, come era stato fatto con chi difendeva a spada tratta negli anni precedenti. La narrazione. Qui tutti parlano di cosa voglia fare Rete. Rete l'ha detto chiaramente cosa vuole fare. Vuole andare avanti, se ci sono le condizioni, con questo governo. L'ha detto chiaramente, chiaramente. Però poi iniziano le varie altre narrazioni di chi dall'opposizione vuole scalfire il governo, ma responsabilmente dice facciamo un ordine del giorno dove commissariamo il governo. Sempre facile saltare un po' sulle poltrone altrui. E non è responsabilità, è opportunismo politico, dal mio punto di vista. Opportunismo politico. Ci vuole una certa faccia come qualcosa per riuscire a fare anche queste dichiarazioni in questo momento. Io parto da un punto, l'ha toccato qualcuno in precedenza, il punto di svolta di questa maggioranza, con tutto quello che ha fatto, affrontando una pandemia, affrontando una crisi internazionale di guerra, ha fatto un sacco di cose, forse non le ha fatte con le tempistiche dovute o effettivamente in maniera efficace subito, però le ha fatte, e questo è insindacabile. Il punto di svolta, qualcuno l'ha toccato, è stato il DES. Adesso qualcuno si straccia le vesti anche all'interno della Democrazia Cristiana, un progetto che non era ben visto nemmeno dai colleghi del gruppo consigliare della Democrazia Cristiana. E adesso si utilizza il fatto di quello che noi ci siamo impuntati sul DES. Allora, la velocizzazione che c'è stata sul DES, la convocazione della Commissione Finanze per valutare il progetto di legge, quando qua ne avevamo parlato anche in finanziaria. Allora, dove si vuole velocizzare e dove si vuole rendere legge un progetto di legge calzato su una persona in una realtà completamente fuori dai canoni sammarinesi, allora lì la velocizzazione c'è. Nel momento in cui veniamo qua due sabati fa a fare la sessione straordinaria, come è giusto che sia, per il rinnovo del debito, e Rete presenta un ordine del giorno, allora Rete è responsabile. Caro consigliere Ciavatta e Manuel, noi non lo ritiriamo l'ordine del giorno, non lo ritiriamo,
è stato chiaro il segretario del Movimento Rete. Siamo disposti a modificarlo, non lo ritiriamo. Perché poi prendo a prestito le parole del segretario. Allora abbiamo fatto, è la stagione delle riforme, abbiamo fatto la riforma della giustizia, riforma pensionistica, riforma del mercato di lavoro. Veniamo qua, due sabati fa, rinnoviamo il debito e non facciamo la riforma IGR? È previsto anche dal programma di governo. Il segretario Gatti se l'è presa sul personale dicendo che non ci sono più le condizioni come non ci sono? Per uno sgarro personale che qualcuno ha inteso a livello appunto personale? Non ci sono le condizioni per portare una riforma IGR che deve accompagnare la riforma dovuta anche al rinnovo del debito? Ma sono quei cattivi di rete allora che vogliono staccare la spina? O qualcun altro non vuole ragionare su quello che è la stagione delle riforme che abbiamo iniziato? Perché è qui il punto, e questo è il punto. Non è una guerra personale di nessuno verso nessun altro. È una questione di responsabilità. Di responsabilità. E non si può venire qui a indicare noi che facciamo un ordine del giorno che siamo degli irresponsabili, non vogliamo andare avanti col governo, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, anche noi, l'ha detto qualcun altro che non appartiene al mio movimento, tutti abbiamo avuto difficoltà perché era un momento storico difficile, lo è ancora tuttora, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Rinnovare le paure del recente passato? Le paure si affrontano se c'è la volontà di affrontare, esattamente come si affrontano le paure nel momento in cui si deve accompagnare un progetto di rinnovo del debito con una riforma IGR, che era nel programma di governo, che è stato ribadito a gennaio dal segretario delle Finanze che era necessario, che è stato scritto dal Fondo Monetario che è necessario, che debba accompagnare le altre riforme. Allora qui qualcuno sta giocando una battaglia che a me non piace. Perché se poi si viene in aula pensando che nessuno veda e si fa il segno a qualcuno della maggioranza, c'è una riunione battendo il dito sull'orologino per far capire che c'è una riunione a cui Rete non è stata invitata, per fare la conta o vedere di fare la quadra, allora mettetevi nell'ottica che quell'ordine del giorno è un indirizzo politico certo, certo che lo è, ma all'interno di un contesto di riforme che tutti abbiamo sposato, ripeto, con le difficoltà del caso. E le riforme di per sé non sono popolari, sono impopolari le riforme. Tanta è la prova che ci sono stati sempre gli scioperi sulle riforme, l'abbiamo avuto subito anche noi. Poi lasciamo perdere un po' la questione degli scioperi, perché per me molte volte, l'ho detto anche da scioperante, era una dimostrazione anche di non mettere in discussione i famosi diritti acquisiti a livello lavorativo, a livello retributivo, a livello quello che volete. Quindi è strumentalizzazione anche quella, dal mio punto di vista, soprattutto in una dimenticandosi il fatto di quello che abbiamo passato i primi due anni, noi come maggioranza, ma relativamente, la cittadinanza ha passato i primi due anni di questa legislatura e ne sta pagando ancora le conseguenze. Ora, non so con quale autorità, probabilmente durante l'incontro di ieri qualcuno ha fatto la conta e ha detto che deve dare dei messaggi a Rete per ritirare l'ordine del giorno. Le condizioni le sapete come maggioranza da due settimane, da quando abbiamo depositato l'ordine del giorno. Se c'è la volontà di fare le riforme e chiudere il ciclo delle riforme, siamo assolutamente disponibili. E se no responsabilmente ci assumeremo le nostre responsabilità, ma questo è un dato di fatto, è un dato storico e non si deve mettere sulla bilancia la paura di quello che è stato, non si deve mettere, perché un'altra cosa che mi ha dato molto fastidio, e chiudo, non c'entra apparentemente niente con quello che ho detto, mi è stato molto antipatico che questo Consiglio Grande Generale, visto che qualcuno cita la giornata della legalità, ha discusso delle infiltrazioni malavitose in seduta segreta. Non dobbiamo nascondere niente a nessuno. Niente a nessuno non dobbiamo nascondere. Questo è un dato di fatto. Ancora culturalmente la politica deve sviluppare gli anticorpi, deve sviluppare anche gli anticorpi di essere autoreferenziale e antipolitica di se stessa. Grazie.